Da Sandro Cane, una piccola riflessione all'aperto: ogni volta che prendo in mano la bici comincia a piovere. Allora, non è che la soluzione al caldone che ti fa fare un infarto la pioggia o la bomba d'acqua, sarebbe dopo la pioggia un fresco che ti permette di pedalare, no? E invece no. Allora, ho fatto qua il video perché andare a casa è veramente deprimente. Questa è una via di vecchi poveri e io sono finito a abitare qua dopo 8 anni di ristorante. Come vedete qua è l'entrata. Questa strada è impercorribile durante il giorno, è tutta bloccata da, come avete visto nei precedenti video, andate a vederli, da mezzi elettrici, gente che cammina in mezzo alla strada, gente che va a casa con le bici elettriche. Biciclette pochissime, bici elettriche, i bike di quelle tipo motorini, tricicli elettrici tipo api, coperte scoperte. E sono finito qua, ho provato a dire no, questa casa non va bene, ma è quello che è. E quasi sono tutti vecchi disperati che aspettano di morire, è così il discorso, cioè. E qua siamo anche circondati dall'amianto, dall'Eternit, perciò non è neanche una bella prospettiva di futuro. Sto guidato questa, adesso penso di fare una modifica. Va bene, lasciamo stare la premessa. Questa è la Black Snow 969S Old Sky, che ho allestito io, con borse, portapacchi particolari, luci particolari e tutto. Volevo aggiungere un'altra cosetta per renderla anche compatibile per viaggi, anche se non so sinceramente se in poco tempo riuscirò a fare un viaggio, perché lavoro e basta. Lavoro e sto in solitudine, questa è la mia vita. Faccio video, lavoro, sto in solitudine. Eccoci qua. Allora, il prossimo step sarà un portaborse laterale, un portaborse in stagno laterale, così quando voglio posso allestirla a bici da viaggio. Sono qua sotto questa tettoia qua, ma piove lo stesso dentro. Devo guardare un po', perché io sento sinceramente degli attriti, ma non ne sono sicuro, no, non dovrebbero esserci. E allora probabilmente il problema, dovrò oleare l'ammortizzatore davanti. Il problema è la corona troppo grande, è ovale ma è un 48, ragazzi, un 48 con queste ruote qua, quella dietro 40, quella davanti è un 1.95 ed è ancora importante la 48 con la 11, secondo il mio punto di vista, secondo la mia gamba, dico così. La bici come guidabilità, come scattabilità mi piace, è comoda perché monta sia la sospensione da 30 mm davanti che la sospensione dietro da reggisella. L'unica cosa un po' così, la sento molto meno stabile davanti delle altre. Vabbè che in due specialmente ho il stabilizzatore dello sterzo, nella Pangaea e nella Dragoon, okay? Ho lo stabilizzatore dello sterzo e quello cambia totalmente la guidabilità, è molto più inshallah, ok? Come si può dire. Però comunque questa è una bella bici che si avvicina alla RAD, alla Randoner, e ha un suo stile e ha delle cose molto interessanti, come le varie attacchi modulabili, come sulla forcella davanti abbiamo degli agganci a baionetta,
quei carrellage veloci, no? Per i cage porta borse della forcella. Sul telaio abbiamo due porta borracce, piccoli soccapelli, motorsini, anche quelli che si sganciano rapidamente, perciò si può velocemente togliere quelli, aggiungere una borsa triangolo, nessun problema. Abbiamo questo portapacchi che adesso resta lì, e con la possibilità di mettere delle borse più grosse per il viaggio. Ovviamente per i commuti non ha senso mettere una borsa più grossa, ok? Abbiamo questo parafango che, come oggi e come spesso succede, ritorna utile e non resta parafango, ma si apre quando è necessario e si chiude quando non serve più, così da non dare troppo problema di estetica. Ok. Questa forcella qua è ottima come parafango, anche posso affermarlo, non mi sono bagnato neanche un po', nonostante che piove. Adesso sopra mi sono bagnato, ma fortunatamente adesso piove leggermente. Qua abbiamo questo interessante fanale davanti, che ha sia quella luce lì, abbiamo quello là sotto che fa sia davanti che dietro, abbiamo questo qua che fa questa luce, poi si alza un altro LED molto potente che può fare la luce LED superiore o può farle entrambe, ed ha anche il sistema da attaccare alla testa per chi vuole fare camping o comunque viaggi cicloturismo. Nel complesso è una bici che mi piace molto, che questa bici ci ho lavorato 6 anni, perciò ho sempre cercato di portarla sia a livello estetico che funzionale al migliore delle sue capacità strutturali, ok? Per il mio uso, ok? Ed eccoci qua, ragazzi, ci troviamo qua sotto sto porticato di Granati, che la mattina abbiamo lavorato, stasera non abbiamo fatto poco niente. E non riesco a capire il senso di dover vivere avendo un ristorante sempre con l'acqua al collo e vivere nella miseria, perché questa casa qua non è una casa adatta a una persona, a un essere umano, una casa circondata da Ethernet, circondata da amianto, che si possono vivere solo 2 stanze delle 10 che ci sono in estate, perché c'è un caldo che fa morire, con un cane che sporca dappertutto, senza mobili, senza quei bagni, senza piastrelle, di cui uno si può anche utilizzare con delle ciabatte, quell'altro proprio è inutilizzabile, con nessuno che la cura, perché io non posso avere la cura, io non posso mettermi a fare i lavori, perché intanto non ho la possibilità finanziaria, prendendo da mia moglie solo sui 700 euro al mese, e devo anche gestirmi le mie cose con quei soldi lì, non è che li prendo così e poi sono solo per il divertimento, ok? E lei che prende tutto, è lei che deve fare un investimento tenendo tutti i soldi del ristorante, è lei che dovrebbe avere come donna anche la voglia di avere una casa vivibile, e purtroppo invece ha deciso di diventare un tomboy palestrata e lei si è focalizzata solo sulla palestra, a discapito anche del business del ristorante, vero? Tutte le riparazioni, tutte le cose che bisognerebbe fare restano indietro, si fanno sempre all'ultimo minuto. Quello lì è la scelta che ha fatto lei, vivere alla giornata, l'importante è andare in palestra, senza pensione, senza piani di investimento, senza piani di miglioramento della vita e del ristorante, e questa è stata la sua decisione. Vedremo quanto andremo avanti. Un anno è passato, sono già tornato in Italia una volta, vedremo la prossima volta quando ritornerò in Italia, se la salute me lo permette e se i soldi che prendiamo me lo permettono. Vi saluto e vi dico, iscrivetevi al canale, perché vi farò vedere novità. Quando piove, purtroppo, sono questi video che posso fare,
anche perché si rischia parecchio. Sono tornato, oggi ho fatto un altro video, sono tornato di corsa a casa e ho preso una cascata in testa. Stasera il video è questo qua, domani si vedrà. Ciao ciao, iscrivetevi mi raccomando al canale. Un saluto da Sandro Cane. Guardate le playlist perché comunque, nonostante il tempo, nonostante la poca disponibilità economica, comunque riuscirò sicuramente a fare dei video molto interessanti anche in futuro, specialmente agosto, probabilmente, se si calma un po' il tempo, settembre sicuramente, e ogni martedì potrò fare video sulla Cina, sulla cultura cinese e cose molto interessanti, come l'ultimo video che ho postato sulla pittura con i cereali, ok? Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!